10:30 in questo momento, bentrovati cari amici di Padre Pio TV, buongiorno in questo sabato 2 luglio 2022, siamo giunti al termine di questa settimana così densa di impegni, di appuntamenti. Qui a San Giovanni Rotondo è stata la settimana del perdono del Gargano, nel corso della puntata poi vi faremo vedere cosa è successo ieri, la data clou potremmo definirla così, quella quando si è celebrato davvero il perdono del Gargano in tutta la sua importanza. E allora vogliamo ricordare innanzitutto quelli che sono i nostri contatti social, se la regia mi può dare una mano, attraverso cui potete rivedere un po' quello che è stato anche il perdono del Gargano stesso, perché la nostra emittente, attraverso ovviamente la TV, attraverso ovviamente il flusso di informazioni che quotidianamente vi offre, ma anche attraverso le pagine social, le pagine internet, la potenza del web, ha offerto una copertura davvero importante dell'evento. State vedendo ora la pagina appunto del perdono del Gargano, la pagina Facebook ufficiale, in cui davvero è stata, come dicevo, offerta una copertura importante di questo evento. Se riusciamo anche a far vedere qualche foto con magari in maniera un po' più ampia, così, eccoci, perfetto, grazie alla regia di Giulio e di Saverio, perché è tutto, come sapete, è partito da Monte Sant'Angelo, la città dell'Arcangelo Michele, e tutto è culminato poi a San Giovanni Rotondo. State vedendo questa bella immagine che testimonia la consegna della spada di San Michele, che è stata un po' come dire a guardia di coloro i quali si sono incamminati dalla città di Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo. Vedete Vittorio Brumotti che con le sue acrobazie davvero ha offerto tanti sorrisi e un po' di spensieratezza a coloro i quali erano provati, ecco, dalla fatica, perché il cammino si è svolto in un clima davvero di caldo estremo, come lo stiamo vivendo qui in Italia da diversi giorni. Ebbene, il cammino poi si è sviluppato lungo i 25 chilometri che separano le due città ed è approdato qui a San Giovanni Rotondo nelle primissime ore di ieri, primo luglio, intorno alla mezzanotte. E poi la giornata si è sviluppata con le confessioni, la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Nunzio Galantino e per concludere il tutto con un momento di festa con il cantautore Matteo Faustini. Allora, facciamo vedere anche, se riusciamo, la nostra consueta webcam dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie in questo sabato mattina. Eccola qui, grazie ancora alla regia. Il caldo purtroppo, ecco, come dicevo, non è così a favore delle persone che vogliono, ecco, un po' godersi l'aria aperta. Si sta meglio decisamente all'interno, al fresco, ma ecco, stasera poi con la fiaccolata mariana, ecco, questo luogo si riempirà come da tradizione con quelle fiaccole che testimoniano la fede attraverso la intercessione di Maria. Abbiamo anche il nostro numero di telefono WhatsApp, attraverso cui potete inviare le vostre fotografie, 331 737 8033, e quindi se volete potete inviarci le vostre foto anche in questo sabato mattina, saremo felici di condividerle con tutti quanti voi nel corso di questo programma che vi terrà compagnia fino alla celebrazione eucaristica delle 11:30. In questo giorno, tempo d'estate un po' anomalo, oggi purtroppo tante volte la tecnologia che ci è di aiuto purtroppo certe volte ci rema totalmente contro. Siamo in grado di farvi vedere il contributo di Maria Pia Picciafuoco, Un giorno, una storia. Vediamo insieme. «2 luglio 1867, nasce Leopoldo Fregoli, attore, cantante, trasformista. Debuttò a 15 anni in una compagnia filodrammatica come prestigiatore. Quando durante il servizio militare inventò il numero in cui interpretava alternativamente la parte di un uomo e quella di una donna, cominciarono i primi successi. Eleonora Duse lo nobilitò chiamandolo il mio divertentissimo amico. Con il suo veloce camaleontismo scenico, da cui nacque il termine fregolismo, fu un comico irresistibile, un mimo efficace ed un cantante dall'estensione vocale non comune. Sapeva reggere il palcoscenico da solo per ore senza stancare il pubblico, anzi entusiasmandolo. La sua tecnica di precisione e controllo dei gesti, delle azioni, della voce, della fisionomica gli permetteva di calarsi nei panni di qualunque personaggio: aristocratici, servi, popolane, colonnelli, educande, sciantose, artigiani, maschere della tradizione romanesca. Negli anni della Belle Époque si aprirono per lui i principali teatri italiani, ma anche quelli europei: Parigi, Londra, Berlino, Vienna, San Pietroburgo e poi New York e il Sud America. Molteplicità nell'uno fu una delle formule usate dal critico Silvio D'Amico per spiegarne l'arte. Nella rapida continuità, l'illusione della contemporaneità. Travolto da bancarotta a causa della pessima amministrazione dei suoi beni, dopo oltre 10.000 spettacoli in ogni parte del mondo, decise di abbandonare le scene. Apparve alla ribalta per l'ultima volta in Brasile. Tornato in Italia, si rifugiò a Viareggio, dove morì il 26 novembre 1936, dopo essersi scritto l'epitaffio. Qui Leopoldo Fregoli compì l'ultima trasformazione. Grazie Maria Pia per questa ulteriore pagina di storia. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, sosta pubblicitaria, e poi ritorniamo ancora insieme con Tempo d'Estate. Eccoci ancora insieme in questa mattinata. Allora passo la parola a Maria Pia Picciafuoco dall'altra parte dello studio per un aggiornamento sulle notizie dall'Italia e dal mondo. A te Maria Pia. Sì, grazie Leonardo. Voglio subito cominciare, mentre i nostri tecnici tentano di collegarsi. Oggi ci sono purtroppo dei diavoletti della tecnologia che si sono inseriti a impedirci di portare al meglio le nostre possibilità, appunto, di parlarvi, ma anche di mostrarvi immagini, di scoprire insieme le novità anche dai siti, da tanti quotidiani come ad esempio l'agenzia SIR, che in questo momento non vi posso mostrare, ma sicuramente voglio alleggerire subito, perché di notizie non buone ne abbiamo e ne avremo purtroppo tante. Qualcuno dice che l'inflazione è come la gelosia: un po' ci vuole, ma non bisogna esagerare, altrimenti guasta tutto. E come sapete siamo tutti abbastanza sotto shock per quell'8% che ci rimanda al 1986, un'inflazione dunque che speriamo non continui a correre, altrimenti se diventa a due cifre i problemi aumentano in una maniera esponenziale. Intanto vogliamo anche ricordare che c'era qualcuno di recente che rispolverava la lezione dell'ex ministro Padoan, che come tutti è preoccupato per l'autunno e che appunto sosteneva di non esagerare con le paure per l'oggi, perché è meglio mantenerle per il domani. Invece Carlo Cottarelli, che aveva sempre in serbo un grande piano di taglio delle spese, sulla Stampa dice che presto arriveremo appunto all'inflazione a due cifre. Comunque lo spread per fortuna è sceso sotto i 200 punti base, questo vuol dire qualcosa. E il Messaggero ha calcolato che noi comunque per i nostri anche piccoli viaggi dell'estate Tutto compreso spenderemo per ogni famiglia 530 euro in più. Ovviamente è un dato medio e il Messaggero, il quotidiano di Roma, evidentemente conosce bene la lezione di Trilussa, che appunto criticava molto i dati medi, facendo l'esempio del pollo. Se si dice che ognuno di noi mangia un pollo, significa che probabilmente qualcuno ne ha mangiati due e qualcun altro è a digiuno. Ma allora, dopo aver comunque riepilogato quello che è in primissimo piano in queste ore, in questo primo fine settimana di luglio e ultima giornata di tempo d'estate un po' in salita, chiedo alla regia se possiamo collegarci per un ospite davvero d'eccezione che voglio ringraziare immediatamente. Il vicepresidente, eccolo, bene, ripristinato anche il collegamento Skype, Monsignor Francesco Savino, buongiorno nuovamente a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori di Padre Pio. Il nostro vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è vescovo di Cassano all'Ionio, e noi tra l'altro ieri qui a San Giovanni Rotondo abbiamo avuto Monsignor Nunzio Galantino, eccellenza, quindi bene, davvero sì, sì. Un passaggio di predecessore, ecco, un grande vescovo, il suo predecessore, un grande testimone del Vangelo. Adesso è il momento di parlare di questo viaggio. Siete tornati ormai quasi 3 giorni fa, 4 giorni in Ucraina con la Carovana della Pace, per portare questo messaggio che anzitutto è Stop the World Now, cioè fermiamo la guerra adesso, ora adesso. Now, adesso. Lei con che spirito è partito e con che spirito è tornato? Diciamo subito che siamo andati ad Odessa e a Mykolaiv con questo cartello Carovana della Pace che raccoglie 175 associazioni per dire fondamentalmente 2 cose. Noi ci siamo, noi siamo vicini, noi vi portiamo tutto quello di cui avete bisogno. Abbiamo portato circa 40 tonnellate di aiuti umanitari, ma abbiamo anche detto che non basta soltanto darvi gli aiuti umanitari, tant'è vero che abbiamo visitato anche le Caritas, abbiamo visitato i centri di aiuti umanitari, ma abbiamo anche detto che siamo qui per dire con i nostri corpi, con le nostre vite, che è possibile costruire la pace dal basso, in modo trasversale, al di là di ogni appartenenza. Quindi ero partito con questa visione, vicinanza, prossimità, stare accanto, a nome anche della Chiesa italiana come vicepresidente, ma al tempo stesso siamo qui a dire con tutto noi stessi che la pace è possibile. Sono state anche giornate abbastanza impegnative, perché Odessa e Mykolaiv sono ormai 2 città strategiche in questo conflitto fra la Russia e l'Ucraina, perché sono 2 città con 2 porti importanti. Si tenga presente che per esempio ad Odessa la spiaggia e il porto sono tutti minati, per cui abbiamo delle navi con del grano che non partono per i paesi africani, e abbiamo si pensa di 15 milioni di africani che sono affamati, per cui immaginate anche la ricaduta, no, di questi nostri fratelli e sorelle africani che non mangiano. Già molti bambini morivano di fame. Voi immaginate in questa contingenza storica. A questo si aggiunge poi che a Mykolaiv si sta giocando la dura partita della guerra tra l'Ucraina e la Russia, e lì quando noi siamo arrivati, un'ora prima erano caduti 11 missili, dei quali 2 sono stati intercettati dalla contraerea, 9 invece hanno colto il bersaglio, 1 è andato anche a finire nel campo sportivo di Mykolaiv. E anche lì, quando stavamo parlando e stavamo consegnando i nostri aiuti umanitari ad un centro guidato dalla comunità protestante e pentecostale, anche noi siamo stati costretti ad entrare nel rifugio, ed è stata per noi un'esperienza dolorosissima vedere un po' come hanno organizzato il rifugio, circa 40 letti, dove ci siamo anche noi rifugiati perché è scattato l'allarme. E volevo ricordare a tutti coloro che seguiranno queste notizie, che a Mykolaiv non c'è l'acqua da parecchie settimane. Il centro di aiuti umanitari ha realizzato un pozzo grazie al quale si bonifica l'acqua salata. Verso le 13:15, 13:30 si sono avvicinate al nostro centro umanitario circa 500 persone e lì abbiamo constatato che l'80-85% delle persone sono già delle persone che erano già impoverite, che si sono ancora più impoverite. Lì l'85% delle persone erano poveri e anziani. E quando abbiamo anche incontrato le donne, abbiamo notato, io mi sono anche congratulato con le donne che sono rimaste lì, perché sapete che molte donne hanno trovato rifugio in Italia. Per esempio noi nella nostra diocesi di Cassano all'Ionio abbiamo accolto 180 ucraine con i loro bambini. Le donne hanno testimoniato la loro gratitudine nei nostri confronti per gli aiuti umanitari, ma al tempo stesso hanno detto: noi vogliamo rimanere qui, perché noi vogliamo testimoniare fino in fondo che siamo un popolo sovrano, che siamo un popolo autonomo. Un incontro significativo è stato anche quando ho parlato con il vescovo della chiesa greco-cattolica sia di Odessa e anche con sua beatitudine l'arcivescovo di Kiev. Abbiamo parlato anche col vescovo latino-cattolico e anche con il vescovo della chiesa ortodossa. In Ucraina la chiesa ortodossa è spaccata in 2 o 3 tronconi, per cui anche lì ci sono delle situazioni abbastanza difficili, e abbiamo anche capito in questo dialogo interreligioso che, e noi abbiamo testimoniato con la Carovana della Pace, e in modo particolare anche ho dato questo messaggio a nome della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che noi crediamo nella pace, però guardate che anche questi fratelli delle chiese, ripeto, greco-cattolica, latino-cattolica e ortodossa, loro vogliono resistere. E ironia e paradosso della situazione, no, loro dicono: noi vogliamo le armi. Attenzione a questo passaggio, no? Noi crediamo invece che, io l'ho detto apertamente, noi crediamo che il riarmo, che la risposta armata non è una soluzione. Ho confermato con le parole di Papa Francesco che la guerra è un sacrilegio nei confronti di Dio, che le religioni non possono essere strumenti di odio o di guerra, le religioni devono essere strumenti di pace, le religioni devono attivare processi di fraternità. Ho detto, richiamando Papa Francesco, che il vero tradimento di questa guerra è il principio della fraternità. Oggi purtroppo è ancora in gioco, è offeso, scusate l'espressione forte che sto per usare, è stuprata e violentata proprio la fraternità. Io ecco, eccellenza, lei giustamente ci ha fatto una sintesi splendida, un reportage, anche se ancora non mi ha detto come, diciamo, qual è lo spirito che adesso al ritorno sente dentro. Le posso dire subito, tutto questo. Le posso dire subito, carissima giornalista, le posso dire che sono tornato con il cuore e la mia carne, direi proprio graffiati dalla brutalità della guerra. Vedere Mykolaiv, tanti checkpoint militari, tutta la città militarizzata, vedere un po' anche la presenza di bombe Molotov preparate, no? Nella migliore maniera da parte anche delle donne, veramente sono tornato con gli occhi, non è retorica, non è romanticismo, con gli occhi che ancora oggi faccio fatica a dimenticare scene drammatiche. E allora io, eccellenza, proprio perché non abbiamo più tempo per dilungarci anche sui concetti che lei ci stava spiegando, ma che sono fondamentali per capire cosa scegliere tra volere la pace a ogni costo e capire che invece c'è la vittima che vuole le armi per difendersi. Ecco, proprio per questo io credo che dobbiamo tutti pregare perché le vostre possibilità future siano di dire quello che lei ha detto adesso, anche a chi ha aggredito, ai russi, perché che lei lo abbia detto alle vittime in un certo senso è un paradosso. Le dico un'ultima cosa, noi stiamo anche tentando, abbiamo tentato di voler andare in Russia a parlare, perché noi siamo convinti che la non violenza attiva e passiva è la strada per raggiungere e costruire dal basso, in modo trasversale, la pace. Noi dobbiamo rimettere al centro la grande questione della non violenza, e noi con la Carovana della Pace siamo stati una interposizione di pace. La pace è possibile e la pace dipende anche da noi, e deve tornare la politica, deve tornare il dialogo, deve tornare la diplomazia. Grazie davvero, grazie. Stop the World Now. Grazie a te, Padre Pio. C'è l'hashtag che avete visto, stoptheworldnow.eu oppure .it. Trovate tutto questo e naturalmente affidiamoci ancora una volta anche alla preghiera. Intanto dalla regia giustamente mi fanno cenno, saluto nuovamente Monsignor Savino e tutti voi. Grazie, grazie a voi, un abbraccio. Appuntamento alla prossima settimana per quel che riguarda la nostra informazione in questo spazio. D'estate in questo 2 luglio la vogliamo dedicare al coraggio di ogni giorno, in questo anniversario particolarissimo, quello del 1992, 30 anni dopo, 2022, a 30 anni appunto di distanza dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Insieme a Felice Piemontese riscopriamo insieme il coraggio di ogni giorno. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati telespettatori e telespettatrici di Padre Pio TV. Il coraggio di ogni giorno è anche quello di Federica Angeli, giornalista a voi sicuramente conosciuta e che noi ringraziamo di essere qui oggi in collegamento con noi da Roma, immagino. Sì, sono a Roma. Salve a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dottoressa Angeli, io partirei in realtà da quella che è proprio la sua storia. Era anche molto attiva in quell'anno, ecco, soprattutto sul quotidiano Repubblica, si è sempre occupata di cronaca giudiziaria, e poi ha deciso di denunciare un po' ciò che succedeva a Roma con quella che è la mafia romana, quella del clan Spada. Per questo lei finisce anche sotto scorta nel 2013, con una famiglia anche alle spalle. Perché il coraggio di denunciare in quel momento? Ma dunque, io in realtà sono stata educata a non voltarmi dall'altra parte, e un po', diciamo, c'è stata la deformazione professionale, insomma, di essere una giornalista, e quindi naturalmente di non voltarsi dall'altra parte, ma di guardare i fatti per poterli raccontare. E diciamo un po' tanto c'è stata l'educazione che ho ricevuto e quella che voglio dare comunque ai miei tre figli, ovvero quella del contrasto alla prevaricazione, alla prepotenza, alla violenza, alla cattiveria, alla sopraffazione del male, in poche parole. E quindi la denuncia che è seguita alla mia inchiesta giornalistica, che aveva comunque fotografato un fenomeno che le persone, la gran parte dell'opinione pubblica, confinava solo al sud, in terre del sud, e invece collocarlo a Roma geograficamente è stato un qualcosa difficile da far accettare alla parte sana, buona della società. E quindi denunciare a seguito della mia inchiesta giornalistica quello che avevo visto dal balcone di casa mia, ovvero un tentato duplice omicidio nel cuore della notte, a cui aveva assistito tutta la mia via, perché eravamo tutti affacciati quella notte. Per me è diventato una coerenza con la denuncia dell'omertà che avevo fatto nel mio lavoro giornalistico, e una coerenza con quelli che sono i principi con i quali sono cresciuta. Di fronte alle cattive azioni non si abbassa la testa, non si volta lo sguardo dall'altra parte, ma si cerca di sconfiggere il male con la denuncia. Abbiamo detto dal 2013 questo le è costato una vita sotto scorta, quindi sicuramente con tante limitazioni. Nel 2015 poi il Presidente della Repubblica per il suo impegno attivo contro le mafie la premia anche con l'onorificenza di appunto ufficiale all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In tanti, anche oggi, di fronte a questi gesti di eroismo, di coraggio, si chiedono: ne è valsa la pena? Qual è la sua risposta a chi magari anche oggi le fa una domanda e le dice: ma ne è valsa davvero la pena? Allora, guardi, dunque, sarei veramente bugiarda se le rispondessi di getto che la mia vita è una vita normale, è una vita serena e tranquilla. Io da 9 anni a questa parte faccio una vita blindata, senza più libertà sia io che i miei figli, quindi è una vita molto molto dura di rinuncia. Ma per rispondere alla sua domanda, io le dico sì, ne è valsa la pena, perché oggi, trascorsi 9 anni, posso dire che sono cambiate tante cose da quel 2013. Innanzitutto, 5 anni dopo le mie inchieste, sono nate inchieste della magistratura che hanno portato poi all'arresto di 32 esponenti del clan Spada, che qualche mese fa, quindi all'inizio del 2022, sono stati, diciamo, con sentenza passata in giudicato, condannati all'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso. Cioè, finalmente c'è stato un riconoscimento giuridico e quindi anche l'opinione pubblica ha preso contezza di quello che io 5 anni prima avevo detto, o meglio 9 anni prima avevo detto, cioè che la mafia romana esiste. Ma soprattutto, e questo mi preme dirlo, per quella che sono io interiormente, per quella che è il mio credo, il fatto di vedere oggi i miei concittadini pronunciare il nome di quelle famiglie senza più tremare, senza più abbassare lo sguardo, senza più sussurrare quei nomi, ma vedere che non hanno più paura, per me vale molto di più di qualsiasi condanna che hanno subito queste persone. Perché il mio sacrificio, chiamiamolo così, evidentemente ha penalizzato la mia libertà, ma l'ha restituita a tantissime altre persone. Lei, inoltre, lo ricordiamo, ha però anche avuto modo di dedicarsi in modo molto attivo per la collettività. Lo ha fatto soprattutto a partire dal 2020, quando l'allora sindaca di Roma, Virginia Raggi, la chiamò appunto come delegata della sindaca per le periferie e per la legalità. E poi anche, diciamo, dopo quell'incarico lei ha fondato un'associazione, Noi associazione antimafia. Chiedo anche alla regia di mandare il sito che tutti i nostri telespettatori e telespettatrici possono visitare, www.noiassociazioneantimafia.org. Quanto è importante oggi il Noi e, dottoressa Angeli, qual è il messaggio che vuole lanciare soprattutto alle nuove generazioni? Ma che, diciamo, se io fossi rimasta sola sarei stata sicuramente un bersaglio molto più facile per le mafie. Invece il trucco, diciamo, è stato creare un noi, una collettività che è sempre più numerosa. Oggi l'associazione antimafia Noi ha tantissimi soci che portano avanti, diciamo, questa lotta nel territorio di Ostia, ma anche nel resto d'Italia. Per esempio, la prima sede che ha aperto fuori da Roma è stata a Fasano, in Puglia, e poi adesso ne abbiamo una a Prato, in Toscana. E come funziona questo Noi? Funziona che facciamo tante iniziative, stiamo vicino alle persone che ci denunciano di angherie subite, non solo umanamente, ma anche con assistenza legale, con assistenza finanziaria, in modo tale che non finiscano nelle mani di usurai, perché una delle attività delle mafie è proprio l'usura. E cerchiamo di contrastare con la bellezza, quindi spettacoli, presentazioni di libri, sorrisi, cultura, musica, nei territori e nei luoghi che un tempo erano la sede del loro malaffare, quindi i loro beni confiscati, sono il palcoscenico per noi, per portare avanti insomma questa cultura della legalità e della bellezza. Una volta l'anno organizziamo un talent antimafia, dove si vengono a esibire ragazzi da tutta Italia nei beni confiscati, e quindi, diciamo, vogliamo dimostrare, il mio scopo è dimostrare che anche a 12, 13, 14 anni fino a 100 ognuno può dare il suo contributo, e non è necessariamente un gesto di eroismo. Chi si vuole mettere in prima linea si mette in prima linea, chi invece contrasta le mafie, venendo a presentare una performance teatrale, per esempio allo spettacolo del talento antimafia, fa comunque il suo, dà comunque nel suo piccolo un messaggio, perché è il noi che vince, non Federica Angeli da sola. Grazie dottoressa Angeli per essere stata con noi e siamo certi che questa tua testimonianza è molto utile soprattutto per chi ci segue, ma in modo particolare per i giovani. Ci auguriamo di poterla avere magari presto ospite qui a San Giovanni Rotondo in futuro, perché no? E in bocca al lupo per tutto e sicuramente ad arrivederla presto qui. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.